Apocalisse 1 dal verso 5 fino al 6. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno dei sacerdoti, al suo Dio e Padre, a lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Lui ci ha lavati nel suo sangue, ok? E ci ha fatto diventare re e sacerdoti. Nella parte inglese c'è scritto che tipo lui ci ha fatto diventare re e sacerdoti. Quindi non, qua in italiano dicono se c'è letti sacerdoti di Dio, ma infatti la versione inglese dice che è fatto diventare re. Re e sacerdoti. Lo re nel senso che tipo lui ci ha portati a diventare come lui. Vabbè, noi sappiamo che se quando una persona è rinato viene dato la vita eterna, che è la natura di Dio, ok? La stessa vita di Dio. Quindi tipo nel senso viene alla stessa classe di Dio, ok? Dove lui può governare nella vita, nel senso tipo sulle sfide lui ha sempre la vittoria, e infatti dice che ha avuto più che vincitori, ok? Quindi questa è la vita che Dio ci ha chiamati a vivere, ok? Quindi quando ha detto che c'è la cosa di vedere il re e sacerdoti, vuol dire che tipo noi quando Dio ci guarda non vede una persona che sta cercando di essere aiutato, una persona che non ha soldi, cioè una persona povera, una persona senza speranza, che sta guardando su, sta dicendo oddio, perdonami, fammi questo, fammi quello. No, Dio ci guarda come un re, una persona piena di potenza, una persona piena di autorità e dominio. Ok? È così che ci vede Dio, quindi noi dobbiamo cominciare a vederci così. Allora, la settimana scorsa avevo detto che quando guardiamo lo specchio di Dio, vediamo noi stessi, ok? Tipo, questa è una delle cose che vediamo quando guardiamo lo specchio di Dio. Noi vediamo che noi siamo re, Dio ci ha chiamati re, quindi dobbiamo cominciare a comportarci come re. Allora, cosa fa un re? Un re non chiede mozzine, vero? Le mozze, un re non va in giro a chiedere mozze. Allora, sì, un re lo fa così, un re non veste come vuole. Quando c'è un re, è un re, deve sembrare, cioè deve avere tipo un bel aspetto, no? Non è che esce così, non per come capelli, si veste come vuole, tanto, ecco, chi se ne frega. Un re lo fa così, quindi lui si veste bene, esce, quando parla, ok, le sue parole, infatti, le parole di un re ha potere, quando, infatti Dio ha detto, guarda, dovete stare attento a come parlate, perché le vostre parole hanno potere, ok, quindi adesso io posso capire perché Dio ha detto questa cosa, le nostre parole hanno potere perché ci siamo re, capito? Quello un re non parla come vuole, ha un modo in cui reagisce alle situazioni. Tipo, un re non ha paura, nel senso, ad esempio, dicono: guarda, ci sono ladri dappertutto, lui ha paura, nel senso, cosa faccio? No, lui ha, cioè, un re ha delle persone che stanno vicino a lui, che le guardie. Ok, lui non ha paura di ladri, anche lui si siede là, fai, guarda, prendete fuori, prendetemi quei ladri. Questo fa un re, capito? E Dio ci ha detto che abbiamo gli angeli. Anche se non li vediamo con la sera, che li abbiamo. E lui ha detto che non ci ha dato lo spirito di paura, di timidezza, ma di potere, amore e una mente sana.
tu un re, cioè tu sei un re, tu devi vivere quella vita di dominio, di potere, di autorità. Quando senti una brutta notizia, invece di urlare, oddio, cosa faccio, oddio, no, oddio, sei un re. Un re la fa, oddio, un re agisce, mette la parola di Dio in pratica, così fa un re, capito? Quindi invece di dire, oddio, aiutami, Dio ti ha aiutato, ti ha salvato, ti ha fatto diventare un re, quindi adesso tu devi agire con la sua parola che ti ha dato, così fa un re. Ok, andiamo a vedere la Bibbia Ecclesiastica 8:4. Infatti la parola del re è potente, e chi gli può dire che fai? Quindi un re, ogni cosa che dice ha potere. Quando un re parla, si dice subito, capito? Un re si dice, hai ucciso quel ragazzo, subito, cioè, non c'è nessuno che dirà, oh signore, perché? Si fa subito, oh re, ok? Quindi la Bibbia ci dice, dove c'è la parola di re, c'è potere, non c'è nessuno che può chiedere domande, cosa stai facendo, capito? Quando lui parla così deve essere. Qui dovete vedere che noi non parliamo come il mondo parla, bestemmiamo, non diciamo parlaccio, perché? Perché non, cioè, se diciamo queste cose non ci fa diventare una persona che Dio ha chiamato, ok? Non siamo come il mondo, non dobbiamo parlare come loro. Cioè, perché dobbiamo dire parolacce? Perché dobbiamo parlare come abbiamo paura? Perché dobbiamo parlare come se fosse come se la vita fosse un gioco? Le tue parole hanno potere, quello che dice hai. Se tu parli male avrai male, se tu parli bene avrai bene, così è fatta la vita. Spirituale la vita non è un gioco che tanto, diciamo, cioè non è che lo dico dal cuore, lo dico così. Ma no, anche se lo dici così funziona. Il pastore ci ha detto una cosa. Le nostre parole hanno il potere di creare e di distruggere. Una volta che la parola è uscita dalla tua bocca, o crea una cosa o distruggi una cosa. Quindi ti dobbiamo stare attenti come parliamo. Capito? Ecco. Allora, abbiamo parlato che d'amore. Allora, tu qua, infatti, come Dio dice che tu sei così, tu lo sai già, ma tu come fai a metterla in pratica, nel senso a viverla? Allora, Dio ha detto che noi siamo praticati la sua parola, no? Non basta ascoltare, ma dobbiamo agire. Quindi, adesso che avete ascoltato, che siete i re, ok? Dice che Dio vi ha chiamato a diventare re della vita, invece di stare male e preoccuparsi per la vita, ma dovete stare in un punto di autorità e chiedete a vostro padre quello che volete, e basta pregare e siete a posto, capito? E adesso come dovete agire? Come si fa a agire a diventare re? Hai capito? Una domanda. Come facciamo a diventare questo re? Dice chiamata a diventare re, allora come facciamo a diventare re? Adesso lo siamo già, ma come cominciamo? Come si fa a cominciare a comportarsi come un re? Agire cioè confessando la parola, tipo io sono un re, ok, però poi non basta dirlo, cioè devi comportarti anche nelle situazioni, magari quando vengono certe situazioni magari che ti fanno pensare paura, tu invece di dimostrare paura, cioè confessi la parola, ok, che non hai paura, per esempio. Quindi usare la parola, no? Allora, cioè, per diventare re, la prima cosa che dovete fare è avere la coscienza di un re. Capito? Una coscienza. Con la avete la coscienza di un re, come si fa ad avere la coscienza di un re? Basta che non
Basta che usa, si può usare, si può comportare come vuole. La coscienza ci viene okay. La mentalità. Quando hai la coscienza come un re, allora possiamo cominciare a comportarci come un re, perché lo siamo già. Non è che Dio non ha detto vi farò. Quella cosa c'è la Bibbia. Sia eletti e diventare sacerdoti. Ok? È sacerdote. Quindi ha già fatto. Non devi farlo. Ha già fatto. Quindi adesso dobbiamo combinare quello che ha già fatto, ha già imparato, si è già fatto diventare re, ci devi combinare come un re adesso. Allora, ti svegli la mattina, sai che sono un re, ti alzi, ok? Parli come un re, ti comporti come un re, cammini come un re, ti vesti come un re e pensi come un re. Un re non pensa così, non pensa sempre al male. Tutte le persone, basta vedere un'immagine, sempre già sono male. Però non pensa così. Capito? Pensa sempre nel bene. Cioè, la mentalità del re, cosa pensa? Come pensa? Io quando parlo di un re, non sto parlando di un re qualsiasi, io sto parlando di un re, cioè, è buono. Cioè, per dire, un re eccellente. Un re che è un re, perché non tutti i re sono un re. Avete capito la frase? Non tutti i re sono un re. Ci sono dei re che tipo hanno paura, ok? Ci sono dei re che sono re, ok? Sto parlando di quei re che sono re. Ok, bene. Allora, tipo, avere la mentalità, nel senso, come stavo dicendo prima, ci sono un posto dove ci sono tante persone. Io penso, cavolo, se Dio sono nato per una cosa, allora il Vangelo può portarmi a diventare, cioè, a venire insieme così. Così pensavo, lei, no? Quando sono là, ho persone religiose. Oh, cavolo, sono qui, sì, a guardare questi cantanti che... questi cantanti che sono del mondo, parlano del male, capito? Invece di pensare così, pensa, cavolo, se queste tante persone possono essere qui per ascoltare una persona, allora possono ascoltare il Vangelo così. Allora il Vangelo può portarli a fare questa cosa? Cioè, stare insieme a ascoltare una cosa? Sono là perché quasi non sanno del Vangelo, perché non tutti sanno, pensano che è una cosa religiosa. E la seconda è la persona di quindi tipo, infatti non pensare così, pensare sempre del bene, non del male. Non pensare male, basta pensare male, un re non pensa male. Ok? Ecco. Allora andiamo a vedere la Bibbia, Giobbe 22:28. Quello che intraprenderai ti riuscirà, sul tuo cammino risplenderà la luce. Avete capito? Quindi ogni cosa che direte, ok, avrete. Ok, la luce verrà sulla vostra presenza, tipo, come ho detto prima, ogni cosa che dite, avete, ok, quindi è per dire che, quindi devo stare attento a come parliamo, capito, stare attenti a come parliamo, ok, e quando pregate, allora, un re come prega? Un re non prega, un re non sta là, oddio, hai capito? Cioè, Dio non vuole che preghiamo così, cioè, provate a pensare, un bambino di 2 anni che piange sempre alla mamma, mamma dammi questo, mamma dammi quello, ma quando una persona ha 10 anni, non facciamo 20 anni, ok? E viene la mamma, mamma aiutami, cosa dirà? Se fossi tu la mamma, cosa ti dirai? Se cavolo sei grande, non comporti come un bambino, è la stessa cosa, cioè, siamo rinati, stiamo crescendo, posso dire che siamo cresciuti, ok? Non è che andiamo da Dio, aiutami, no, vado a pensare anche a volte, no? Questa cosa, cioè, un re prega. Come prega? Quindi quando prega a Dio, ok? Invece di pregare a Dio, perché mi sa, cioè, dovete sapere che voi siete già stati aiutati da Dio. Ma chiedere aiuto? Cioè, ti ha già aiutato? Allora, se vedi, tu devi adesso usare la tua autorità. Gesù ha detto, io vi ho dato autorità, ok?
Gesù è andato sulla croce, è morto, così tu puoi avere l'autorità. Quindi invece di, non so, sta passando la sfida, non so, cosa c'è la parola di quella sfida? Usa la parola adesso, non chiedere aiuto. Tu sei già stato aiutato, perché da Dio. È questo che tanti cristiani devono ancora capire. Sei già stato aiutato da Dio. Dio ti ha aiutato. Dio non scende adesso per aiutarti ancora. Cioè, l'ha già fatto. Tu adesso, le sfide che stai passando sono fatte, si chiamano sfide, perché tramite queste sfide tu puoi andare al livello successivo. Quindi adesso usa l'autorità che hai. Perché nessuna sfida verrà da te se non hai il potere di superarla. Capito? Quindi usa l'autorità. Quando un re prega, non so, se andate a leggere, se vuoi, un re sta a fare legge di altri re, così lui sa come comportarsi. Andate a vedere tipo i re della Bibbia, cosa hanno fatto. Ci sono dei re che tipo quando sentivano che c'era guerra, allora loro andavano, chiedevano aiuto a Dio, okay, per... Allora lì potevano chiedere aiuto perché è ancora il Vecchio Testamento, perché Gesù non è ancora venuto, ok? Quindi erano sempre a chiedere aiuto a Dio, ma adesso Gesù è venuto. E cioè, ha detto che ci hai già aiutato, quindi non chiediamo più aiuto, ma già usiamo la parola di Dio su questa situazione e superiamo. Quindi, allora, usiamo la parola per andare avanti. Un re, invece di pregare aiuto, lui comanda con la potenza dello Spirito Santo. Ok? Comanda nel nome di Gesù. È un po' difficile spiegare questa cosa a una persona religiosa. Poi comandare vuol dire comandare Dio. Dio, io ti comando di fare questa cosa. No, non così. Non puoi comandare Dio, è Dio lui. È Dio, non puoi comandare Dio. Ma tu comandi con la potenza di Dio o con la potenza dello Spirito Santo o nel nome di Gesù comandi. Perché ogni cosa risponde al nome di Gesù, ok? Ogni cosa risponde al nome di Gesù, questa è la verità, potete, e ogni cosa in questo mondo, quando comandi il nome di Gesù, agisce, perché è l'unico nome che ha potere, capito? Non farvi confondere con le persone che dicono che è Gesù, non lo sanno che è Gesù, non ce lo sapranno quando verrà. Allora sì, è questo, quindi dobbiamo cominciare a comportarci come re, perché se non noi siamo re. Lord, I want more of your ability. Oh, my. Yeah. Holy Manus.